Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi inizio questo video completamente struccata perché ci truccheremo assieme, ma non con dei prodotti normali. Io adoro filmare questo video perché ci truccheremo assieme con le mini size dei miei prodotti preferiti. Io amo le mini size, le trovo carinissime, quindi iniziamo! Iniziamo con questo mini size, questo è il The Professional Matte Rescue di Benefit. È un gel opacizzante per le pelli miste e grasse. Io lo adoro e lo applico solo sulle zone che tendono a diventarmi più lucide nel corso della giornata, quindi se avete la pelle mista mi capite, un pochino qui all'inizio delle guance e poi naturalmente zona T, quindi fronte, naso, anche se per me il naso non è una zona particolarmente problematica, è il mento. Una volta che si è assorbito completamente possiamo passare al primer. Vado ad utilizzare questo mini size del The Professional e ve lo faccio vedere bene perché anche la confezione è molto carina. Tanto per farvi vedere, questa è appunto la mini che andiamo ad utilizzare, questo invece è il full size. Ci sono due misure del full size, c'è un altro ancora più grande, ma appunto noi andiamo ad utilizzare questa mini size piccolina, carina. Come sapete amo questo primer, è sempre una sicurezza e vado ad applicarlo bene 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 su tutto il viso. E sto attenta a stenderlo bene, massaggiarlo bene, soprattutto qui ai lati del naso, perché ho notato che appunto spesso il fondotinta mi crea un po' di, non grumoletti, ma è comunque un po' visibile qui, quindi dobbiamo sempre stare attenti a stendere bene 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 il primer in queste zone. Ok, adesso fondotinta, vado ad utilizzare questo mini size della CC Cream di It Cosmetics. Vi faccio vedere il full size, che è questo. E questo è appunto piccolina, carina. Amo questa CC Cream perché ha la coprenza di un fondotinta e in più è una delle pochissime CC Cream ad avere un fattore di protezione 50. Quindi un fattore di protezione altissimo e mi raccomando, dobbiamo sempre sempre usare il fattore di protezione anche in inverno, in tutte le stagioni, non solo in estate. Vado ad applicarla così con le dita semplicemente su tutto il viso e il colore che utilizzo io è Fair Light. Con la mia spugnetta vado a picchiettare in modo da distribuire per bene il prodotto. Cipria, non ho una mini size, quindi sto usando un piccolo campioncino che mi avevano dato in profumeria secoli fa. Adesso come terra vado ad utilizzare la mini size della Hoola di Benefit. È piccolina, carinissima, giusto per farvi vedere. Questa è invece, questo invece è il full size. Quindi sì, troppo carina. È così piccolina che a malapena riesco a prelevare il prodotto con il pennello. Adoro. E vado a fare il mio contouring. Come blush ho diverse opzioni in realtà. Potrei usare il California, questo bellissimo mini size, e questo è il full size. Quindi questo è un blush molto carino, è color corallo. Davvero molto molto bello, c'è anche il mini pennellino, adoro. Oppure potrei andare ad utilizzare il Go-Go Tint, questa è la mini size, questo è il full size. Forse andrei ad utilizzare la Go-Go Tint, che è un prodotto che non utilizzo moltissimo perché di solito vado sempre più sui blush in polvere, non chiedetemi perché, anche se questo è un ottimo prodotto, non fatevi spaventare dal fatto che sia così scuro perché in realtà si sfuma molto molto bene, molto facilmente e diventa super naturale. Adesso come illuminante vado ad applicare il mio Dandelion, adoro, sempre di Benefit, e questo è il full size, quindi sono troppo carine, non lo so, mi continuo a guardarle nello schermo della videocamera, sono troppo bellini questi mini size. Amo questo illuminante perché è super super luminoso, ma non copre la pelle, è molto chiaro, e per me con la pelle è molto chiara. Alcuni illuminanti se sono troppo scuri me la colorano e non è un bell'effetto, quindi devo sempre stare attenta appunto di trovare prodotti chiari. E poi ne applico un pochino anche sul naso e sull'arco di Cupido. Come ombretti vado ad usare questo mini size, questa mini palettina bellissima
di Givenchy, che ha questi colori pastello che sono molto molto belli. Tanto per farvi capire la differenza, questa è una palettina full size, sempre dello stesso brand, anche questa è meravigliosa, e appunto questa è la nostra mini. Sui miei occhi chiari non amo particolarmente i colori pastello, ma questi sono bellissimi, molto primaverili, e io ho una voglia di primavera veramente, ragazzi, che è qualcosa di indescrivibile. Ma penso che questi colori chiari pastello su degli occhi scuri possano metterli in risalto molto molto di più. Se avete gli occhi scuri, usate i colori pastello se vi piacciono, perché secondo me stanno molto molto bene. Con questi ombretti solitamente avrei applicato una base bianca per farli risaltare di più, ma non ne ho una mini, quindi non imbrogliamo e applichiamoli così. Anche se con questo effetto naturale non mi dispiacciono, onestamente. Sono un pochino più portabili se non ci andiamo a mettere una base bianca sotto. Ok, ho applicato alla fine con i polpastrelli i tre colori pastello sulla palpebra mobile, che devo dire sto adorando. E adesso con il marrone vado a segnare la rima inferiore delle ciglia. Adesso come eyeliner abbiamo diverse opzioni, in realtà, perché ho sia il The Real Push Up Liner di Benefit, questo piccolino è bellissimo, ma poi ho anche il roller liner eyeliner in versione mini, che è troppo troppo carino. Quindi questi sono i nostri due eyeliner versione mini. Questo invece è l'eyeliner, vi faccio vedere, in full size, il roller liner, eccolo qui. Bella differenza. Onestamente, tra i due, quello che preferisco è sicuramente il roller liner, perché è un eyeliner a pennarello che, secondo me, parere personale, ma per me sono i più semplici da applicare. Vado a stendere l'eyeliner in modo molto sottile, perché non voglio andare ad ammazzare questo trucco così pastelloso, così chiaro, se faccio una linea troppo spessa e una codina anche quella troppo spessa, va un pochino a, appunto, a rovinare questo trucco che è così fresco. Anche come mascara abbiamo diverse scelte. Una è il Bad Girl Bang di Benefit versione mini, perché questa è la versione in full size, oppure una versione ancora più piccolina è questa del mascara Size Up di Sephora, e andrei a questo punto ad utilizzare questo, che è onestamente il mascara più piccolo che io abbia mai visto in tutta la mia vita. È troppo bello. Tra l'altro non ho mai provato questo mascara, è la prima volta che lo testo, e mi ricorda un po' il Better Than Sex di Too Faced come scovolino e come risultato. Ho notato ultimamente che se vado ad applicare il mascara anche sopra le ciglia in questo modo, riesco a stenderlo molto molto meglio, e inizio sempre prima da sopra e poi vado invece da sotto, così diamo anche un effetto piega e le rialziamo da sotto. Il mascara mi piace, però applicarlo con uno scovolino così piccolino non è per niente semplice. Tendo un po' a fare i grumoletti questo mascara, bisogna stare attenti. Adesso lo applico anche sotto. Per le sopracciglia anche qui abbiamo diverse scelte. Posso andare ad utilizzare la mini size del Gimme Brow, questo è il full size, per farvi vedere la differenza, o addirittura un altro mini size del Gimme Brow, che è ancora più mini rispetto alla mini size, oppure potremmo utilizzare, sempre di Benefit, il Cabrow, questo in full size. Questa invece è la mini. Lo scovolino, cioè il pennellino, è uguale, ma il prodotto è decisamente, decisamente più piccolino. Direi di iniziare con il Gimme Brow. Ho preso la versione più piccolina che ho, ragazzi, ed eccolo qui. Quanto è bello, sembra un giocattolo. La colorazione che ho io comunque è la numero 3. Come sapete, il Gimme Brow è un gel colorato per le sopracciglia, ma andremo a riempirle poi anche con il Cabrow. Mi piace però il Gimme Brow perché me le pettina benissimo. E adesso andiamo ad usare il nostro Cabrow. Vado prima a sfilare il pennellino, lo giriamo così e poi vado a prendere il prodotto. Oh mio Dio, ma quanto è piccolino! No, vabbè,
Cioè, ci passo proprio a malapena il pennellino, fantastico. Vado a riempire tutti gli spazi vuoti, specialmente sul sopracciglio sinistro, ne ho diversi. E poi vado a delineare bene la parte inferiore. Passiamo al rossetto, qui ne ho due in mini size di MAC. E questo invece è il full size, vi faccio vedere la differenza. E abbiamo due colori, uno è, sono entrambi nude, naturalmente, uno però è satinato, l'altro invece è lucido. Quindi per cambiare io andrei ad applicare questa volta il rossetto lucido che si chiama Star in Your Name, è come finish, è appunto un cream sheen, quindi media coprenza con un finish bello lucido. Ok, devo dire che il colore mi piace tantissimo, non sono abituata però a vedermi con le labbra shiny, lucide, quindi è un po' strano, ma il colore mi piace un sacco. E adesso, ragazzi, abbiamo quasi finito, ci manca ancora un prodotto che è il, ovviamente, lo spray fissante. Questo è il mini size dell'All-Nighter di Urban Decay, uno dei miei spray fissanti preferiti di sempre. E questo è il full size. Guardate la differenza gigantesca, però quando si viaggiava prima del Covid questo era pazzesco, che me lo potevo portare in giro senza dovermi portare ovviamente tutta la boccetta gigantesca. E questo è quanto per il trucco di oggi, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto. Io adoro truccarmi con le mini size, quindi vi mando un bacio gigantissimo. Scrivetemi tutto nei commenti che li leggo sempre, sempre tutti. Bacio grande, vi abbraccio, venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. E vi aspetto domani, sempre puntuali alle 17:30 con un nuovo video. Ciao!